storia di conoscenza reciproca e di entusiasmo nel poter ascoltare e poter riraccontare la propria storia, che è quello che succede ogni volta che si fa un incontro nuovo e importante. I quali sono i migliori? Lo svedese familiare, perché hanno la sezione lunga cicciotta, quando per applicare la colla aderisce in modo migliore. Ah, sì. I Minerva no, va bene perché sono piatti, difficili da allineare tra di loro e difficili anche da incollare. I cerini sotto la capocchia di zolfo hanno uno stelo corto di cera di carta cerata. Quando tu vai a applicare la colla tende a slittare, scivolare, sgusciare, quindi possiamo dire che il cerino è subdolo, infido, inaffidabile, vicino! Mignon! Noi a quella cena stasera ci andiamo lo stesso! Veramente! Come no! Andrebbe vissuta al contrario. Si dovrebbe iniziare morendo e così tricket e tracket, il trauma è già bello che è superato. Quindi ti svegli in un letto d'ospedale e apprezzi il fatto che vai migliorando giorno dopo giorno. Poi ti dimettono perché stai bene e la prima cosa che fai è andare in posta a ritirare la pensione e te la godi al meglio senza avere fatto ancora nulla. Poi cominci la scuola e con i tuoi amichetti, compagni di studi, giochi, senza alcun tipo di obbligo di responsabilità, finché non ti ritrovi, bebè, a questo punto ti infili in un posto che ormai dovresti conoscere molto, molto bene, e gli ultimi 9 mesi li passi fluttuando, tranquillo, beato, accudito, riscaldato, senza che nessuno ti rompa i coglioni. Io. Non è possibile. Perché? Perché? Perché sei miope come una talpa, astigmatico come un lombrico e orbo come una salamandra cieca del Texas. Cosa hai mangiato a colazione? Licciacolò? C'è qualcuno che è allergico ai cibi, qualcuno che è meteoropatico. Ambrogio invece è vocabolopatico, cioè? Come cioè? Appena sente certe parole lui va in sofferenza, lui non può sentire la parola funerale, morte, lui proprio sta malissimo, capito? Guarda che dobbiamo morire tutti. Ti dispiace essere meno catastrofica, per favore? A proposito, di cosa è morto Cesare? Ma dobbiamo per forza parlare di questo argomento qua! Non ci sono altre cose di cui parlare! Non so che mi dà fastidio! E se siamo a un funerale, di cosa devo parlare? Di lasagne? Adesso, immagina di averlo qua davanti. Chi? Il morto. Rita!